Nato in Francia da genitori algerini, l'ex calciatore Abdelkader Ghezzala ha fatto irruzione nel gossip italiano nel gennaio 2019. Comincia la sua carriera nel Volkswelling. Nel 2000 passa al settore giovanile del Lione, senza esordire mai in prima squadra. Viene quindi ceduto all'Essequin, Trieste, dove disputa due campionati, divisi tra la Serie Nationale e il Championnat de France Amateurs CFA. Notato dagli osservatori del Crotone consigliati dall'ex rossoblu Sebastian Piocelle, sbarca in Italia nell'estate del 2005. In Calabria, gioca 6 partite, sotto la guida di mister Bustinetti, prima di passare in prestito in C2 alla Biellese, dove realizza 9 gol in 12 partite. Nella stagione successiva è in prestito alla Pro Sesto, in C1, dove segna 13 reti. Tornato definitivamente a Crotone, nella stagione 2007-08, sigla 20 gol laureandosi vice capocannoniere del girone B della C1, con il Crotone che finisce al quarto posto valido per i playoff per la Serie B. Nei playoff il Taranto elimina i calabresi con un 2-0, andata 3-2 per il Crotone. Punto durante la sessione estiva del calciomercato 2008. Viene acquistato dal Genoa e subito girato in comproprietà al Siena nell'ambito dell'operazione di riscatto della comproprietà di Fernando Forestieri da parte del club genovese e firma un contratto fino al 2012. Dal 2008 gioca con l'Algeria. Il suo esordio al Mondiale 2010 in Sudafrica è segnato da un'espulsione nella gara con la Slovenia. Entrato nel secondo tempo, viene ammonito per 2 volte e dopo 10 minuti lascia i suoi in inferiorità numerica per quella che sarà una sconfitta di misura. Punto squalificato nella successiva partita pareggiata per 0-0 dalla sua nazionale con l'Inghilterra, conclude il mondiale disputando gli ultimi 25 minuti della sfida persa con gli USA. Il 18 dicembre 2016 comunica il suo ritiro dal calcio e inizia a lavorare come agente del fratello Rakhi Ghezzala. La privacy dell'ex bomber algerino è al massimo e sappiamo se abbia una fidanzata o una moglie. Punto classe 1984, nato sotto il segno del Sagittario, Abdelkader Ghezzal festeggia il suo compleanno il 5 dicembre. Il nome per esteso è Abdelkader Muhammad Ghezzal, città d'origine in Francia, de Cinque Charpie, genitori emigrati dall'Algeria. Ghezzal non è solo un celebre ex giocatore di calcio, ma si è imposto anche come procuratore sportivo. Abdelkader Ghezzal è alto 1,84 m e pesa una novantina di chili. Nel gennaio del 2019 entra a far parte del cast dell'Isola dei Famosi.